Ciao a tutti, io sono Octopus e benvenuti al secondo episodio di questa Rerun con la Polonia su Europa Universalis 4. Nel primo episodio ci siamo alleati con Bisanzio, abbiamo dichiarato guerra all'Ungheria e anche l'ordine teutonico nel frattempo, ci siamo fregati questa provincia qui e stiamo completando la conquista dell'Ungheria fondamentalmente. Stiamo tentando di espanderci un pochino. Nel frattempo mi sono anche accorto che tra poco è anche l'ora di integrare la Mazovia, quindi cominciamo a migliorare le relazioni con la Mazovia e andiamo. Facciamo partire il timer come al solito, perché sennò qua andiamo avanti 40 minuti per episodio. Potrebbe essere una cosa bella da vedere per voi, ma dopo è un casino per me da gestire. Ok, voi andate qua, andate qui. Tre voli di ogni. Ok, cos'è sta roba? Ok, abbiamo un problema con un erede straniero. Non ho ben capito, non so esattamente che cosa questo comporti. E come possiamo fare? Ah, possiamo supportare Vladislav con 5 punti, spendo 10 di prestigio. Vladislav com'è come erede? 4-5, 4-4-5, non male. Bella lì Vladislav. Però considerato che Vladislav quanti anni ha esattamente? 46. Wow. Beh, il nostro re ha 24 anni, quindi in teoria non dovrebbe essere così in procinto di morire, ma come sempre questo gioco ci insegna meglio prevenire che curare. Quindi spendiamo questi 10 di prestigio perché ne otterremo abbastanza da questa guerra, immagino, contro l'Ungheria. E quindi non ci tiriamo indietro. Andiamo a supportare questo assedio della Bosnia. Se buttiamo fuori la Bosnia dalla guerra ci rimane soltanto l'Ungheria. Quindi tentiamo di fare quello che possiamo. Voi assediate questo. Va bene, datemi la fanteria di sta roba, andate qua. Non ho intenzione di assediare anche questo forte qua in Serbia, perché no, grazie. Penso che sia più che sufficiente prendere questi due forti qua sopra. Va bene, qua ci sono dei problemini di ribelli, immagino, per la Lituania soprattutto. Poi potrei andare anche qua nel frattempo. Dai su, cerchiamo di eliminare la Bosnia dalla guerra, prima possibile. Ci prenderemo un po' di dindi e le war reparation. Dai su. Appena finiamo la guerra, il Vov è qui da qualche parte, dov'è qua? Sono ortodossi, più 10 di unrest per 5 anni oppure un po' più di autonomia, ma sì, diamogli un po' di autonomia, pazienza. Già la Polonia e la Lituania hanno problemi con i ribelli di per sé. Noi vogliamo, se possiamo, non vogliamo aumentare questa cosa ancora. Ci hanno assediato questo forte qua, ce l'hanno preso. Noi abbiamo preso questo forte qua insomma, di converso, quindi andiamo qua ad assediare, sinceramente. Qua siamo ancora fermi alla fase 1. Fase 0, anzi, ecco, questo era quello che stavo temendo. Quindi accettiamo la chiamata alle armi come si dice, di Bisanzio contro gli ottomani. Sappiamo che sarà una catastrofe questa guerra, non siamo ancora pronti per affrontare questo genere di eventi, però tentiamo di fare il nostro meglio. Prendiamo le war reparation della Bosnia. Ok, cerchiamo di liberarci di questa guerra contro l'Ungheria che sta andando avanti da un po' troppo tempo. Ok, chi se ne frega dello spagnetto sull'Ungheria. Datemi questo, mi date le war reparation, un bel po' di soldi, grazie. Ah, non mi date tutti questi soldi? Va bene. E ci vendiamo questo forte qua e basta. Ci torneremo sopra sull'Ungheria, non è finita qua. Ma adesso abbiamo cose più importanti a cui pensare, ovvero gli ottomani. Chiudiamo sta guerra, posto, recuperiamo un po' di tanti soldi, un forte in più che andiamo a integrare immediatamente. E adesso torniamo dalle nostre parti, non abbiamo ancora questa cassa di tecnologia, che è un problema. Facciamo una dieta,
Stolp è qua sopra se non sbaglio. Sì. Oppure, stabilità almeno 3, siamo a 1, improbabile. Oppure, Power 3, no. In 20 anni dobbiamo prendere questa provincia di Volkstad. Volgast, scusate. Non sono solo tedesco, quindi non so. Questa cosa qua è un po' un problema. Prendiamo questo, anche se non so se e quando riusciremo mai a farlo. Allora, gli ottomani, vediamo un po'. Hanno sulla carta solo 31.000 uomini, ma sappiamo tutti che combattere contro gli ottomani è un casino di proporzioni cosmiche, soprattutto in questa fase. Moldavia, dammi un assesso militare, per favore, che mi serve. Ok. Allora, andiamo di fare un po' le cose fatte per bene. Allora, Lituania, mi serve che questa roba. Non ci interessa per il momento questa cosa. Allora, un'idea potrebbe essere spendere del manpower che non abbiamo per arrivare a 30, a reduce force limit, per completare questa missione qua che ci dà un pochino di morale in più, che ci serve come il pane. Che siamo dietro con la tecnologia, oppure possiamo pensare di reclutare dei mercenari, che a mio avviso potrebbe essere la soluzione migliore. Datemi 103, costano questi? Vabbè, chi se ne frega, prendiamo questi qua e fammi rispawnare qua. Ok, adesso dobbiamo avere questa missione fatta, no? Perché no esattamente? Forse gli micenari non contano in questo conteggio? Potrebbe essere. 11.6 è sbilanciatissima come cosa. Dobbiamo liberarci di almeno due unità di cavalleria. Datemi più fanteria, grazie. Vabbè che la cavalleria polacca ha un bonus, ma... Ok, a posto. Abbiamo un pochino più di morale delle truppe. Possiamo mettere il nostro erede come... No, non voglio mettere il nostro erede come generale, però possiamo mettere il nostro monarca come generale, sinceramente. Dammi qua. Buono, mi piace di più. Giusto, i mercenari non possono più essere integrati insieme ad altre truppe, grazie alla nuova patch. Allora, diamo il nostro focus ai nostri vassalli di essere supportive. E vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Gli ottomani hanno dei generali assurdi, hanno delle cose veramente pazzesche. Vediamo anche la sé. Abbiamo 27.000 uomini che mi sono dimenticato qua per strada. Molto bene, bravo Octo. Sembravano un po' pochi, infatti, questi qua. Mamelucchi ci hanno messi come rivali. Bella idea, Mamelucchi, bella idea. E tentiamo di rompere un po' le scatole agli ottomani in questa zona qui, anche se non sarà facile. Mi servono Lituania, facciamo che andate qua per favore e anche qua. Togliamo il focus e mettiamo assedio. Vediamo se si muovono bene. Ok, dai, su. No, hanno già sbrecciato le mura di Costantinopoli. Molto bene, molto bene. Noi non possiamo arrivare qua, vero? Invece sì. Ok, facciamo una cosa fatta bene. Voi venite qua. Tentiamo di rompere la sedia di Costantinopoli, anzi prima qui e poi qua. Anche voi serve tutto il potere di fuoco di cui possiamo disporre. Non sarà una passeggiata interrompere la sedia di Costantinopoli, probabilmente sarà un grosso buco nell'acqua, ma noi abbiamo il dovere morale e non solo di provarci. Allora, vediamo un po' cosa succede qui. Aspetta, facciamo una cosa così. Ok. Lituania, vediamo il focus aggressivo. Anzi. Aggressivo. E diciamo anche che potete anche seguirci in questa cosa. Vediamo un po' cosa succede qui. Come vedete, hanno morale migliore, disciplina migliore, tattiche migliori, tutto migliore. In più sono anche una Lucky Nation,
Vedete il danno che ci fanno? È assurdo. Abbiamo perso quasi 6.000 uomini per farne fuori solo 3.000, però abbiamo interrotto l'assedio di Costantinopoli, che era l'obiettivo di questa manovra. Fammi vedere se c'è un advisor un po' meglio. Ovviamente no. Ovviamente no. Quando più c'è bisogno, il gioco ci dà le robe più schife. Voi venite qua un attimo. Recuperiamo un po' di manpower, che abbiamo già perso metà del manpower che avevamo fondamentalmente. Mi serve assolutamente questa tecnologia, ma non saremo in grado di averla in tempo. Questo è il problema principale. E penso che sia molto improbabile che gli ottomani finiscano il manpower prima di noi, ovviamente. Abbiamo sbracciato le mura di Edirne, questa è un'ottima cosa. Quindi forse siamo molto fortunati, riusciamo a fare qualcosa in questo senso. Andiamo qui. Se riusciamo a prendere Edirne, potremmo avere una possibilità. Bisanzio si è fatta fare un wipeout delle loro truppe, che è non granché. Venite qua assolutamente anche voi. Dobbiamo cercare di interrompere questa cosa, ma questa sarà una catastrofe, una battaglia disastrosa. No, non c'è verso. Non c'è verso di venirne a capo di questa cosa. Gli ottomani sono semplicemente troppo forti. È una cosa imbarazzante, ma è così. Non ho mai capito perché gli sviluppatori di questo gioco abbiano messo gli ottomani come nazione così OP, ma è così. Ah, abbiamo finito il manpower. Perfetto. Ottimo. Molto, molto, molto bene. Sapevo fin dall'inizio che sarebbe stato un azzardo quello di provare a difendere Bisanzio, ma volevo provare, sinceramente. Ho sempre saputo che sarebbe stato un casino di proporzioni epiche, ma vabbè. Ascolta, questo non ci serve. Mi serve un advisor che mi dia disciplina o morale. Perché, sinceramente, questa roba qua non mi serve assolutamente a niente. Ovviamente il gioco, come suo solito, non ci dà quello che ci serve nel momento del bisogno. Lo leggiamo a 4. Questo non ci serve. Mettiamo uno spy network sull'impero ottomano per quanto sia inutile. Ok. Fatemi vedere se abbiamo un advisor decente. Disciplina più 5, dammi questo. Non è malissimo. Serve anche un generale decente che non abbiamo, ovviamente. Ci mancano un sacco di cose. Però dobbiamo evitare che questi qua prendano Costantinopoli. Anche se non hanno artiglieria, hanno una velocità di assediare le cose che è spaventosa. Perché sono una lucky nation e hanno dei bonus sugli assedi e cose del genere. Cos'è questa cosa? Sickness of King, il nostro re è malato. Ok. Va bene questo. Andiamo qui. Hanno anche un numero di soldati ragguardevole, 43.000 in totale. Fatemi vedere qua come sono messi col manpower. Non hanno perso praticamente niente. Vabbè. È improbabile che riusciremo a fargli parecchio danno, ma proviamo lo stesso. Cioè, vabbè, abbiamo perso quasi più uomini noi, cioè 30.000 contro 6. Vabbè, pazienza. Facciamo finta che vada bene. Facciamo finta che vada bene. Esatto. Philister Kmita, chi è sto qua? È lui? No, ci serve questo qui. Vabbè, chi se ne frega dell'admin power al momento, sinceramente. Vabbè, qua gli ottomani vanno avanti di wipeout in wipeout. Niente da fare. Una guerra persa questa. È persa senza ombra di dubbio. È persa al 100%. A meno che i mamelucchi non gli salti in mente la folle idea di attaccare gli ottomani, che sarebbe, sarebbe il momento giusto, ovviamente, ma come al solito qua la logica non è di questo mondo. Hanno anche i claim sicuramente, tipo qua.
non sono in tregua con loro, non si capisce perché non gli dichiarino guerra, però vabbè. Ogni tanto questo gioco fa dei tiri non simpatici, come sapete. E boh, sinceramente non ho voglia di perdere altro tempo. È chiaramente impossibile in questa fase fermare gli ottomani e quindi direi che ce ne dobbiamo andare fondamentalmente. Verranno a farci le scarpe, sicuramente. Diciamo alla Lituania di mettersi a dormire. Non vogliamo che si mettano a... Perché non se ne vanno da qua? No, ho messo sulla Mazovia, ho sbagliato. Ok. Andiamocene via, ritiriamoci nelle nostre zone, vediamo di farci gli affari nostri. Questi mercenari andranno a farsi friggere? No, non è vero, a posto. Hanno rinunciato. Andiamo su, andiamo qua. Vabbè, pazienza, abbiamo provato a fare qualcosa per salvare Bisanzio, ma è stato inutile, come ampiamente preventivato. Pazienza. Abbiamo provato almeno. Possiamo dire di averci provato quantomeno. Qua io vorrei integrare la Mazovia, ma non posso finché sono in guerra. Ovviamente gli ottomani non accetteranno una pace bianca da parte nostra, chiaramente. E boh, si concentreranno sulla Serbia, faranno una pace separata con la Serbia e poi verranno da noi perché per avere war score sufficiente per bastonare Bisanzio per bene, questa è la mia previsione. Se nel frattempo noi potessimo arrivare alla tecnologia sarebbe già qualcosa. Avere un po' più di morale non è mai male come idea. Stiamo prendendo anche dei soldi, va bene. Diamo una Dantemi più manpower, assolutamente ci serve. Ah, ok, l'Austria è andata in unione personale con l'Ungheria. E la Boemia ci ha messi come suoi rivali, ok. Va bene, revochiamo l'embargo all'Ungheria. L'Austria è ancora nostra alleata, ok. Quindi... No, non possiamo mettere rivali perché siamo in guerra, ok. Beh, dopo metteremo la Boemia allora come nostro rivale, assolutamente. Senza ombra di dubbio. Senza ombra di dubbio. L'evento di Danzica non parte per qualche motivo. E allora noi cosa facciamo? Facciamo uno spy network sull'ordine teutonico perché dobbiamo procedere nella nostra avanzata verso questa zona qui. Ok, ribelli nobili in Lituania, ok. Diamo il corso questa cosa qui, su questo territorio qua dell'Ungheria. Vediamo gli ottomani che continuano a non perdere manpower. Anche se stanno assediando di lungo in largo, pazienza. Andiamo a prenderci cura di questi personaggi qua della Lituania. Cerchiamo di fare il nostro quanto possibile. Adesso. Attacchiamo con delle truppe normali più i nostri mercenari, così preserviamo per quanto possibile un po' di manpower. E vabbè. Stiamo perdendo anche contro i ribelli. Pazzesco. Sarei dovuto andare con tutte le truppe che avevo, ma sinceramente speravo che sarebbe stato abbastanza, ma ovviamente no. Quindi vabbè, la Moldavia ci ha insultati, come osate? Come avete osato? Ottomani, possiamo finirla per favore questa guerra? Riconosco la vostra superiorità. Il vostro essere OP mi ha convinto, va bene? Mi ha convinto. Posso dare un po' di soldini se volete al massimo, tipo 200 soldini. No, non va bene. Tipo, cosa vorreste? Annullare i trattati con l'Austria e pagare un po' di soldi. Con l'Austria ci possiamo riallearre più tardi in caso. Non dovrebbe essere un problema. Vabbè,
gli diamo quello che vogliono allora. Cerchiamo di non farci fregare. Vabbè, perdiamo uno di prestigio. Vabbè, chi se ne frega. Un po' di inflazione per gli ottomani, bla bla bla. Ok, e l'altra guerra andrà avanti per 7 anni. Vediamo un po'. Una pace bianca? No, beh, aspettiamo un attimo, scusate un attimo. Forse vorranno scendere a più miti ragioni più tardi. Moscovia si è messi come i suoi rivali, eh? Ok. Va bene. Dai, ottomani, basta. Clear offer. Vi do un po' più soldi? No, vogliono che annulliamo il trattato con l'Austria. Vabbè, chi se ne frega. Prendiamo sta cosa e integriamo la Mazovia, che sinceramente stiamo solo perdendo tempo. Tanto sappiamo già che sì. Prendiamo un po' meno soldi adesso, però. Dai, posto. Ok. Allora, ci prendiamo. Tanti possibili rivali. Ci prendiamo. La grande orda. Interessante. Sono alleati con Nogai, che è questa cosa qui. No, io prendo Moscovia come rivale, assolutamente. Datemi Moscovia. E che ha come alleati nessuno, più tutti i vassallini strani. Ok, qua Novgorod le ha già prese dalla Moscovia, mi sa. Sì. Quindi dobbiamo assolutamente allearci noi con Novgorod per tentare di fare la stessa cosa che abbiamo provato a fare con Bisanzio, ma almeno con Moscovia dovrebbe essere un po' meno complicato. Alleiamoci con Novgorod. Qua integriamo la Mazovia appena possibile. Ok. E l'ultimo rivale. Onestamente potrei prendere la Boemia. Perché no? Perché sono anche rivali dell'Austria, se non sbaglio, esatto. Va bene, mettiamo l'embargo alla Boemia e anche a Moscovia. Ok, così abbiamo un pelino più di power projection. Allora, qua rimettiamo il focus sull'assedio. Sarebbe bellissimo se i lituani riuscissero a liberarsi dei loro ribelli nobili, ma ovviamente questo non è il caso. C'è sta roba. Fatemi alzare l'autonomia di questo posto, non ci interessa assolutamente nulla. E hanno un sacco di altri ribelli, tra l'altro. Questo è il problema della Lituania, è uno stato che soffre tantissimo di ribellioni continue, fondamentalmente. È proprio una cosa brutta da vedere. Quindi dobbiamo essere noi che ci occupiamo dei loro ribelli, fondamentalmente. Soprattutto se sono pretendenti al trono o nobili, perché potrebbero arrivare a rompere addirittura l'unione personale con noi, e questo potrebbe essere una cosa molto molto sgradevole. Oh no, è una cosa impressionante il livello di scarsezza. È allucinante! È allucinante il livello di. Mamma mia, ci è voluto non so quanto per buttare giù questi ribelli nobili. E io che pensavo anche di andare contro gli ottomani. Sì, buonanotte. Buonanotte. Stavo proprio sognando a occhi aperti. Esatto, Bisanzio ha perso questa Costantinopoli. E vabbè, anche la Serbia si è persa un paio di territori in questa cosa. Togliamo la stazione militare con la Moldavia, che ci sta bruciando soltanto una relazione diplomatica per niente. Ok. Allora, voi andate qui, voi mercenari andate qua e tentiamo di recuperare ancora soltanto 15.000 di manpower che ci manca. Vabbè. Annettiamo questi qui, per favore. Annetti, vai. Serve come il pane prendere Varsavia, spostare la capitale a Varsavia. Davvero? Come siamo qua? Dobbiamo spendere alto prestigio per questo tizio. Non abbiamo prestigio, ovviamente. Questo è dal timer. Vabbè,
Comunque, ragazzi, la guerra contro per difendere Bisanzio è stato un fallimento colossale, come si è potuto vedere. Stiamo integrando Mazovia. Cercheremo di fare qualcosa riguardo Moscovia. Noi non demordiamo del tutto con Bisanzio, tentiamo di tenerli in vita quanto più possibile. Contro gli ottomani, anche se non sarà facile, recuperiamo un po' di manpower, integriamo Mazovia, proseguiamo la nostra crociata, tra virgolette, contro l'ordine teutonico e boh. Ragazzi, come al solito, ci vediamo al prossimo episodio. Lasciate un pollicione in su se volete e un commento se avete qualche domanda o qualche commento da fare su questo brillante episodio. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e ci vediamo al prossimo episodio.